Che l'obiettivo è un ragazzo un po' più bravo Metro di Padula. Ciao, ti posso una salamelle? Bravo! Fuori la palla, Ale! Fuori, fuori! Alberto, si è spenta la telecamera! Palla buona, 19-0. Così! Quello è il nostro bestiale! Au! 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 Siamo con Daniele De Taddeo, grafico della DB. Produci le maglie degli Univalcuvia. Quali sono le caratteristiche? Dunque, le principali caratteristiche tecniche, soprattutto il tessuto, che è un tessuto nuovo, diciamo molto più tecnico, è un tessuto elasticizzato, è una maglia molto resistente nonostante l'elasticità e la fattura del nuovo tessuto. È vero, Daniele, che questa divisa rende più difficile gli avversari eseguire un placcaggio? Sì, sicuramente, perché appunto essendo che è costruita per rimanere molto più aderente al corpo e appunto la superficie del materiale è liscia, la presa dell'avversario è molto più difficile, soprattutto anche in condizioni di pioggia e di umidità, diciamo, dove la superficie liscia è amplificata dall'acqua. Costruita in saplex, diversamente da come fanno magari altre aziende che importano da grandi produttori e mettono il marchio, è interamente costruita da noi in DB. Usiamo questo materiale anche per i voli da canottaggio, fatta in modo tale che sia resistente e comoda al tempo stesso.